Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Ecco, prima di catapultarci su Tarantella, mi è venuto in mente che forse, visto che non troviamo mai missioni, potremmo provare questo carissimo avventure galattiche che c'è qua. Nel senso che ci dice... Io l'avevo aperto, ma mi dice affronta un'avventura galattica per sbloccare il creatore di avventure, ma... Noi ne abbiamo fatte di più, cioè. Quindi vediamo cosa ci dice con partita rapida. Scegli o crea il tuo capitano, ma il capitano noi ce l'abbiamo già, il capitano Kirk qua. Sì, ok. Prendiamo lui. Ok, andiamo avanti. Esamina. E lui, sì, va bene. E vediamo che cosa ci combina. Magari ci trova delle belle avventure nuove da fare. Ce le sblocca magari anche per la partita normale. Cittavventura. Fai un giro, città avventura e parla con qualcuno dei suoi abitanti. Beh, bella storia. Se avevo bisogno di parlare, potevo uscire di casa al posto che spendere dei soldi per dei videogiochi. Vabbè. Tanto mi dice che c'è l'avvolgimento dei tessuti epidermici, allora stiamo tranquilli. No, vabbè. Allora, vediamo cosa succede. Bei funghi. Sono un po' oversized. Ah, no, è il tizio che basta. Benvenuto a Spore Avventure Galactic Adventures. Perché avventure galattiche mi sa tanto di boccia. Capitano, questa avventura introduttiva ti illustrerà alcune delle meravigliose possibilità offerte dal creatore di avventure. Visita Città Avventure. Parla con il sindaco. Benvenuto nella nostra piccola città. Beh, salve. Ciao, ciao anche te. Ciao, ciao straniero, benvenuto. Ciao ciao strano, mannaggia, fossero tutti così gentili in real life. Ciao! Urrà, sei proprio tu! Sì! Che bello, non sono mai stato, non mi sono mai sentito così accolto. Il sindaco ti sta aspettando addirittura, cioè... pure la festa, guarda! Cioè, vomitano dei coriandoli! Urrà! È il più bel giorno della mia vita. Ma questo fa anche la break dance. Cioè, dove sei finiti? Ci sono anche le spogliarelliste. Puttane catti! Una girata di schiena, Allungata! però. Accaisata Luca! Benvenuto a Città Avventura, la mia Zigatiai! nuova cittadina. Salve, piacere, sono contento. Qui abbiamo Allarcicati! molti incarichi per te. Parla pure con i miei concittadini. Sono sparsi in tutta la città. Calataccia! GG, ok. Chiuccotiafoti! Ogni volta che parlerai con uno di Allarcicati! loro porterai a termine un Versano obiettivo. tui Grandioso, non è stati! vero? Succede così di solito, ma... Yeah! Cioè significa che nel prossimo atto avrai tre obiettivi. Ah, atto, quindi sei in un teatro? Pièce teatrale? Se non riesci a trovarli, osserva la tua minimappa. Mentre completi gli atti e gli obiettivi, sei libero di esplorare Città Avventura. Ci sono molti segreti da scoprire. Buon divertimento! Yeah! Parla con il gallerista al museo, con l'affabile drammaturgo, visto che c'era il teatro di mezzo, vicino al palcoscenico, con la signora Spofit, al villaggio della parte opposta del fiume. Parla con il allora, io voglio vedere... Yeah! Sono proprio io. Il gallerista, andiamo dal gallerista, andiamo con ordine. Oh, ci sono delle pec... Sono dei conigli o delle pecore? Delle pecore, bah... Bah... Ciao gallerista! Woo! Yo! Che... Mutala caiccia! Salve capitano, come stai? Benissimo, e tu? Io Candelicito! sono Ciamacata! proprietario di questa struttura che ho Aiotecasa! chiamato E Casa dove delle tantima Cose. cozzi a Non tasa! esiste niente del genere nell'intera galassia, chissà come mai! Io raccolgo e commercio Città opere e dei catti! E manufatti fuga antichi. Ho tua! trasformato questo palazzo nel mio museo personale. Ah, porca Alecanda miseria, io ho venduto tutti gli manufatti Aizonica! antichi che avevo. Hihihi! Attraverso la porta rossa per entrare nell'edificio, dai Alecanda pure un'occhiata in giro. Amatagasi! Ok, clicca col pulsante sinistro sui reperti del museo per ottenere informazioni su di essi. Buona visita. Ups. Wow. Allora, vediamo. Questa è una spada della roccia. Il cadavere di Re Rocky il Rocker. Ok.
Coppa di Lord Baltimore. Statua di Steve. Ciao Steve. La corona di Re Bobulon 397. Una miseria. Gnomo d'oro. Fine. Guarda, l'edificio non è male. Un po' grigiastro, però. Vabbè. È stato un piacere. Arrivederci, gallerista. Hanno vita infinita questi. Quindi vuol dire che non possono essere picchiati. Allora andiamo a vedere qualcun altro. Tipo... E qua il drammaturgo. Ciao, capito? Ciao, anche tu. Ciao, ciao, straniero. Ciao. Dov'è il drammaturgo? Di là ci deve essere... Ah, eccolo qua. Sarà qua. Guarda, qua c'è un cavallo di Troia. No, un dinosauro. Qualche... Ottimo lavoro. Ma cosa mi ha fatto un Kaiser? E qua sono tutti felici. Sì, ciao. Ma perché stanno facendo uno spettacolo là sopra? Ciao. Pausa ragazzi. Ehi capitano, benvenuto nel mio teatro. Grazie. Sei qui per il dramma, vero? No? Sei solo un capitano, non un autore? Beh, in realtà scrivo anche, ma nel tempo libero così. Beh, a ogni modo gli autori possono raccontare tutte le storie che vogliono, come le vogliono. Sì, a meno che non ci sia la censura. In questa storia, per esempio, abbiamo un cavaliere che cerca di salvare le proprie terre da un drago malvagio. Non vuoi combattere contro i draghi? Come vuoi. Ora vattene, abbiamo un dramma da finire. Ma... Il drago sputa fuoco, vero? Vero, guarda! No, è fumo più che altro. Bello! Ma sono stati bravi, guarda. Non si muove, però quello è un po' il problema. Vabbè, ci sarà un calo del sipario, poi dopo cammino. Ma non c'è neanche il sipario, vabbè. È atto unico, scena unica, boh, vabbè. Non sono mai stato bravo con il teatro moderno, io sono per le cose un po' all'antica. Le api sono dappertutto. Ah, ok. Ciao, bella! Sei Spoffit, vero? Salve capitano, salve a lei signorina. Come va oggi? Hai già visto il mio Spoffit? No. Ultimamente non sono retti un po', ma ho sentito che sono ancora qui nei paraggi. Credo che sarebbero molto più felici insieme a me e gli altri Spoffit, che mi sono sicuramente più fedeli. Se portano indietro la macchina potrà roderli, così saranno molto, molto più felici. Ah, questi con Spoffit intendi pecore? Quelli fanno ba. Suppongo di sì. Allora, qua c'è uno Spoffit. Ma non credo fosse quello che cercava. Capitan Wow. Ma io non sto cercando Capitan Wow. Stavo cercando gli Spoffit della signora Spoffit. La signora degli Spoffit. Dove sono andato? Non c'erano degli Spoffit qua in giro. L'abbiamo visti prima gli Spoffit, no? Dove erano? Spoffit. Spoffit, dove siete? Ma questo non l'avevo visto prima. Dove siamo? Dove è finito l'attore che c'era prima? È qua sotto tipo. Dove sono andati gli Spoffit? Spoffit. Ma questo fa la moonwalk. Guarda, è un ballerino. È più bravo nella danza che non nell'arte. Ecco degli Spoffit. Ma come faccio a fargli venire con me? Ciao, Spoffit. Vieni. No, non ne vuole sapere. Vabbè, allora andiamo a vedere cosa ci dice qua. Parla con Carni, parla con Capitan Wow. Carni forse era quel tizio che abbiamo incontrato qua. Salve lei, signor Carni. Sì, provaci, lancio una torta, va bene, dove? Ah, il tizio, poverino. Poveraccio. Allergina. Allergina. Deccolico. Avanti, avanti. Provaci, lancia una torta. Colpisci Blaster Clown con una torta, vedrai, ti sentirai meglio. Ma paro, clown. Ma
animali, cadaci. Non devi far altro che colpire Blasto con una torta. Sono le migliori torte da lancio. Vengono usate in questa amichevole prova d'abilità. Ma amichevole, sto tirando delle torte in faccia a un uomo. Cioè non è un uomo, è un clown. Avanti papà, ma là, colpiscimi. Ma ti tu attacca. Tieni. Nocci. Ma come la lancio la torta? Scusatemi un attimo. Allora, io ho una torta appiccicata a un braccio. Ah, ed è adesso caduta. No, raccogli sta torta. Così. Azioni esplosive. Ho perso. Ah no. Dati che sono. Ma ti ho preso. Ops. Mi esplosa in faccia. Sono morto. No, ma non mi dite, adesso dobbiamo rifare tutto. Per quelle torte, ma io l'avevo preso. Ma l'avete visto anche voi che l'avevo preso? Santi numi. Adesso devo parlare con lui, che mi racconta di tutto. Anche lui fa la moonwalk. Vabbè, sai, cioè, va bene. Andiamo a parlare con la galleria. Anche lui fa la moonwalk. Allora, vai qua. Bon. Parlato, adesso andiamo dal tizio là del teatro. Vabbè, ma cioè, nel senso mi... Cioè, lui ha preso tutte quelle torte esplosive in faccia, si è fatto niente, io una e bon, sono morto. Bella storia. Bello. Diciamo benvenuto, qua mi fanno saltare delle torte esplosive in faccia. Sì, ciao. Alla prossima. Andiamo da Tipitoffi qua, che cerca i suoi Spoffit. Signorina Spoffit, signorina Spoffit. Addio. Adesso andiamo magari da qualcun altro che non sia quel tizio delle torte esplosive. Parla con il capitano, wow. Dice saluta anche il tizio del cerchio. Vabbè, andiamo a salutare il tizio del cerchio perché capitano wow mi sembra una persona importante. Ciao capitano, ciao anche te, piccolo coniglio. Dov'è il circo qua? Ma io l'avevo colpito il tizio, l'avevo colpito. Vabbè, non facciamo questa storia qua. Dov'è il capitan wow? È qua su, eh? Proviamo qua su. Wow, che... Ma puoi camminare un po' più veloce? Sì, forse lui. Capitan wow. Ciao capitano! Ah dai! Cattazicotò! Oh, cosa vedono i miei occhi? C'è un nuovo capitano tra di noi! Sì, salve! Mi chiamo Kirk. Saluti a te, plebeo! Ma che plebe? A me odere i termini, insomma. Benvenuto all'Ordine Internazionale dei Capitani Galattici! Faccio! Io sono il capitano... Wow! Forse a scuola hai letto qualcosa su di me nei libri di storia. No? E c'è... No, non importa, lavora sodo, completa le tue missioni, aumenta di grado in un giorno, potrai diventare una celebrità ben vestita come me. Accedi in qualsiasi momento all'emporio del capitano per cambiare il tuo look. Buona fortuna, principiante. Sì. Se non altro posso planare, quindi non è un problema. Parliamo con il sindaco. Urra, sono proprio io. Sì, ma le spogliare le liste sono andate via. LOL. Salve. Spero che la mia cittadina ti sia piaciuta. Sappi che questo è solo l'inizio. Potrai affrontare molte altre avventure in modalità partita rapida. Completale per ottenere altri punti spoiler per i tuoi capitani necessari per sbloccare nuovi accessori e abilità. Il creatore di avventure è stato sbloccato. Ora puoi creare, modificare e condividere le tue avventure. Se ne hai voglia,
Puoi anche accedere alla fase spazio. Il tuo impero promuoverà il tuo capitano man mano che affronti le avventure. Scendi sulla superficie dei pianeti insieme al tuo equipaggio. Ci vediamo e buon divertimento. Grazie. Forse dopo aver fatto questo ci sbloccherà qualcosa di diverso dal Vaporot Against Us. Ma cosa burli? Yeah, ora è pronto per affrontarne molte altre, sono contento. Siamo saliti di livello? No, per un pelo. Ah sì, siamo saliti di livello. Mi ha dato un... Ah, posso scegliere. O... Allora... Questo mi dà... Ma sì, andiamo di questo, dai. Yeah! Beh, usciamo adesso da quello, dovrebbe magari condividerci qualcosa di nuovo. Accediamo un attimo sul pianeta Tarantella, così faccio vedere un po' delle cose che ho cambiato. Innanzitutto mi sono fatto un bel foglio ordinato con la produzione migliore per le colonie, che in realtà non è la più efficiente, nel senso che la più efficiente sarebbe tenere a felicità più 2 una... delle tre colonie e le altre due a felicità meno 1. Ma per evitare di dover fare sempre una colonia in un modo e due in un altro, ho mantenuto tutte le colonie a felicità più 2, perché poi alla fin fine non cambia niente, da più 0 come produttività e da ogni colonia 132 di spezie per ora. Mi sono fatto anche l'elenco bene di tutti i prezzi delle spezie: rossa, gialla, blu, verde, rosa e viola, che si possono trovare su internet, ma almeno così ce l'ho sempre sotto mano e so quando posso comprare, quando posso vendere oppure meno. E ah, tra l'altro sono salito di livello, mi sono dimenticato di dirlo, e appunto, quindi abbiamo possibilità di aggiungere altre astronavi qui al nostro equipaggio. Ho potenziato quindi i nostri pianeti, ho potenziato innanzitutto Muripren qua con la spezia viola, mettendo tre colonie, cioè trasformandolo a tre e mettendoci tre colonie. Pasilan, idem. Ho potenziato anche Armageddon e Mozos Kings e Bataclan. E basta. No, forse ho potenziato anche il viola qua giù in fondo, questo Melillia, ma non ne sono sicuro. E poi ho sistemato bene le colonie di tutti gli altri pianeti, nel senso in modo che siano abbastanza produttive. Non abbiamo una produzione di spezie immensa, ma di sicuro è incrementata parecchio, perché adesso avendo dei T3 qua abbiamo la possibilità di avere molte più spezie, cioè che i 15 slot si riempiono abbastanza in fretta. Proprio per quel motivo avevo una mezza idea di investire in un prossimo momento su un oggetto che è molto comodo, che però ho trovato finora solo nel nostro impero, perché possediamo pochi... Cioè, più che pochi vicini, è che sono tutti uguali. Nel senso che i Minor e gli Hypox sono della stessa tipologia. E lo stesso va per i Me e per i... Tempo che vola. Gli altri gialli, di cui non ricordo il nome, sono Guerrafondai e quindi vendono un Kaiser di niente a niente. No, Hypox e Minor sono diversi, però sono di tipologie che non servono particolarmente. Nel senso che... Non abbiamo trovato ancora dei mercanti che ci vendono un sacco di roba a poco. Quello che io volevo dirvi è che adesso non trovo più qua. Dovrebbe essere mezzo milione che si comprano, ma qua non lo vedo. È il deposito avanzato di spezia, che permette di... Ah, ho sbloccato anche parco protetto. No, forse c'era già. Che permette di collezionare... Ah, è questo forse. No, demolitore dei pianeti. Però questo qua è sconsigliato. Queste vanno bene? 20... No, questo qua a 40.000 al massimo, quindi no. Permette di mantenere
il doppio di spezie all'interno del pianeta, quindi è un'ottima cosa, perché per esempio questi adesso con questa produzione qua che hanno sarebbero da controllare ogni 3x2, perché ogni 3x2 sono pieni, adesso se torno probabilmente sarà pieno, e infatti. E non è un male il fatto che siano sempre pieni, però potremmo raccogliere più spezie, perché viene poi sprecata se il deposito è pieno, no? E quindi bisognerebbe andare regolarmente a raccoglierla, regolarmente a venderla, però non è che uno ha sempre così tanto tempo, vabbè. Detto questo, allora io il problema che è capitato nel frattempo è che questi Katira, Katira si chiamano? No, non si chiamano Katira, si chiamano... non lo so. Hanno attaccato i me nel frattempo, e questo non mi piace per niente, ce l'hanno con me infatti. Siamo in guerra, niente di personale, se non vi sterminassimo noi lo farebbe qualcun altro. Infatti, ora, adesso mettiamo un attimo in pausa, però io andrei, in questi pochi minuti che ci restano, no, in realtà sono già 20 minuti, quindi nel prossimo video andrei a menare di violenza questi tizi qua. Perché continuano ad attaccare i me, e è meglio eliminarli prima che si espandano troppo. Qua il loro pianeta madre sarà forse Fagna? Sì. Quindi diciamo che quello lo lasciamo per ultimo. Eliminiamo prima questi qua che sono spezie gialle. Non è male perché ne abbiamo solo uno di gialla, quello che avevamo comprato. E poi otterremo un altro spezia rossa che non è male. Energia ne abbiamo, vita ne abbiamo, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi. Potremmo avere altre navi alleate, ma possiamo recuperarle forse qua. No, sono neutri, non sono alleati. Vabbè. GG. Ci vediamo nel prossimo episodio. Allora io vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.